spiegare questa idea malsana che mi è venuta sinceramente, ma si è inserita nel mio cervello e fra i miei progetti che stavo già realizzando in una maniera così aggressiva che io ho detto ok, va bene, accantoniamo le cose che stavo facendo e vediamo se riesco a portare a termine questo progetto che sento di dover fare. È un po' assurdo, ma vorrei provare a far questo, vorrei provare a far uscire un calendario per il 2021 in edizione limitata, anche se oggi è il 16 dicembre 2020 e non ho ancora niente di pronto. Parliamoci chiaro, è un progetto che potrebbe non vedere mai la luce del sole proprio perché le tempistiche sono sbagliatissime, sto andando contro tutte le prassi, ma lo sento nelle viscere e deve uscire in qualche modo, quindi proviamo a farlo uscire e vediamo che cosa accadrà. Calendario 2021 per un anno migliore. Dunque, al momento siamo qui, questo è il mio iPad che sta straripando di immagini di fiori. In queste serate non ho fatto altro che disegnare fiori, mi sono cimentata, alcuni sono effettivamente fiori realistici, quindi ho preso ispirazione guardando delle foto di fiori veri, altri invece sono fiori un po' più fantasiosi, quindi che non devono essere botanicamente corretti. E questi sono i 12 fiori selezionati per entrare nel calendario 2021, quindi a ogni fiore corrisponderà ogni mese. Come vedete, alcuni sono fiori molto riconoscibili, tipo le violette, le margherite, non ti scordar di me, altri invece sono fiori un po' più fantasiosi, un po' così, usciti dalla penna. Tutti quanti sono stati disegnati in bianco e nero e per tutti ho usato la brush che si chiama Penna Tecnica, dentro la sezione inchiostro, eccola qui, Penna Tecnica, e non lo so, potremmo definirli fine line flowers, forse sì, sicuramente sono delle linee molto nette, molto pulite, molto minimal, ma mi sono usciti così, mi sono proprio fatta prendere dall'ispirazione e al momento questi sono i 12 fiori. Dall'iPad passiamo alle mie due prove di stampa, e prove di stampa tutte stropicciate, in cui mi sono resa conto che questa è la qualità e il dettaglio del mio fiore, non vettoriale, quindi preso direttamente da Procreate, e questo invece è il mio fiore di Procreate vettorializzato. Orribile. C'è un problema di fondo di Procreate. Procreate sì, è tanto preciso, tanto bello e tanto dettagliato, ma non ci permette di avere dei file vettoriali. E quindi nel momento in cui si va a creare un'impaginazione su Illustrator e quindi si devono andare a fare degli ingrandimenti, delle riduzioni dell'immagine, spostamenti vari nello spazio, un file non vettoriale non funziona. Quindi il mio tentativo di vettorializzare il disegno da Procreate è finito così. Tutti i dettagli, tutte le linee fini non riescono a venire fuori. Quindi a questo punto, qual è la soluzione? Probabilmente rifare da capo tutti i miei fiori su Adobe Fresco, perché Adobe Fresco invece ci permette già di avere un disegno vettorializzato. Quindi sarà sicuramente una rottura ridisegnare da capo tutti i miei fiorellini su un'altra app, ma probabilmente il pennello vettoriale di Adobe Fresco è quello che mi salverà. Yuhu, cominciamo! Ciao.
Luglio finto, salva col nome, questo è luglio, e faccio salva, e faccio ok. Cioè, ma veramente ho finito. Sono appena tornata a casa e questa è la mia prova di stampa del calendario. Oh, giugno non dovrebbe essere qui. Oh, aprile non dovrebbe essere qui. Wow, la qualità di stampa è pazzesca. Sono molto contenta di aver disegnato direttamente su Adobe Fresco il disegno, perché è venuto veramente nitidissimo. Siamo perfetti. Ah, siamo perfetti. Mi piace. E questo penso sia il mio fiore preferito di tutto il calendario, e infatti ho deciso di riportare lui sulla copertina. Come vedete, molto semplice, bianco e nero, molto lineare, ma non lo so, mi piaceva questo stile così. Mi piaceva, mi sono sentita proprio a mio agio a farlo. È stata una di quelle idee che ti escono da dentro e quindi tu non puoi fare altro che farle e realizzarle così come ti sono venute in mente. Sono così fiera del mio calendarietto. Ok, adesso facciamo una prova di rilegatura. Siete a casa, bambini. Bambini. Fate odore di carta. Ieri sera ero talmente agitata che non ho più filmato niente. Cosa è successo nel mentre? 1. Ecco com'è finita la mia prima prova di legatura. È una cosa terribile. Vabbè, diciamo che era soltanto una prova e mi serviva soltanto per avere delle foto da pubblicare sul profilo di Margotti. E quindi questa copia non sarà realmente venduta, ed è stata una copia che si è sacrificata per il bene di tutte quelle successive. Questo obbrobrio lo terrò e finirà negli archivi di Margotti, magari tra 50 anni sarà venduto all'asta come un Gauguin. Ma a parte tutto questo, torniamo a Margotti. Ho finalmente annunciato, sempre ieri sera, che sono ufficialmente acquistabili i calendari, quindi ve li ho presentati in tutto il loro splendore nelle IG Stories. E stamattina delle 10 copie che ho fatto fare ne è rimasta una sola. Cioè, io non so se voi potete capire, una sola. Ho veramente il cuore che trema e io non so cosa dire, non so cosa dire.